as memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Speciale Giro Donne, prima tappa del Giro d'Italia femminile partito da Roma. Qui con me Luciana, benvenuta Luciana. Ciao Danilo, buonasera, finalmente inizia il Giro Donne, che bello. Finalmente è partita la prima tappa, una tappa già importante e una grande vittoria. Una grande vincitrice, non si riesce neanche a contarli tutti i titoli, stiamo parlando di... Marian Vos. Una delle protagoniste del Giro d'Italia ha già messo un primo sigillo. La campionessa olimpionica, campionessa del mondo, oggi ha confermato di essere una delle grandi protagoniste, vincendo una grande e bellissima tappa. Eh sì, è la prima donna in tutti i sensi di questo Giro 2011. Ha dominato la corsa perché ha corso bene anche con la sua squadra, alla fine era veramente superiore e ha battuto un'altra grande, dobbiamo dirlo, è la Teutenberg. Però non partiamo con l'arrivo di oggi, ma partiamo con un servizio di colore sulle atlete prima della partenza della prima tappa del Giro d'Italia, quindi aspettando la gara. Andiamo a vedere questo servizio. Bike Show TV, il grande ciclismo al giro. Bike Show TV, il grande ciclismo al giro. Ed eccoci ancora in trasmissione. Luciana, abbiamo visto le atlete il giorno della corsa, il giorno prima della corsa, comunque a poche ore dalla partenza della prima tappa del Giro d'Italia, come diciamo
cercavano di togliere tensione coi rulli, chi sì. preparava la propria bicicletta. Sono momenti belli, molto belli per chi li vive nello staff, si scoprono anche veramente un po' i personaggi, non soltanto le protagoniste, ma anche chi nei team si dà da fare, i meccanici, i massaggiatori, i direttori sportivi. Sono momenti particolari e poi ognuna ha il suo modo per trovare la concentrazione e poi essere pronta. La tensione degli organizzatori. Sì. Quindi Sara, immagino Giuseppe Rivolta, quindi, sì, sì. l'ufficio stampa con Roberta, quindi penso che saranno tutti tesi, poi finita questa prima tappa oggi saranno un pelino più rilassati per oggi, poi ripartono subito con la tensione. È lo stress da corse a tappe, non è ancora finito, non è finito di affrontare una giornata impegnativa che già c'è subito la prossima. Bisogna fare veramente i complimenti, perché organizzare una gara a tappe, comunque anche una gara di un giorno, è difficoltoso, figuriamoci una gara a tappe tutti i giorni con l'organizzazione, la sicurezza, le staffette. E poi Danilo, una partenza a Roma. Roma è una città complicata, di sicuro non è facile, non è come partire in un paesino, quindi sicuramente va fatto anche un plauso agli organizzatori che hanno deciso qui, vediamo dalle immagini qui Giuseppe Rivolta, proprio direttore di corsa, quindi proprio nel momento migliore apparso. Tra l'altro nella conferenza stampa di presentazione del giorno che anticipava la partenza ci sono state delle dichiarazioni importanti, se vuoi te le leggo. Sì, sentiamo. Perché l'onorevole Alessandro Cocchi, delegato alle politiche sportive di Roma Capitale, ha tenuto molto a sottolineare l'importanza di questa partenza e ha dichiarato: Roma ancora una volta è al centro dell'attenzione per un evento sportivo di dimensioni internazionali, il ciclismo in modo particolare riesce a valorizzare attraverso le immagini televisive le bellezze storiche della città, offrendo uno spettacolo che si fonde in un unico modo alle imprese delle protagoniste. E questo è molto bello, infatti sono partite dal cuore di Roma per arrivare a Velletri e poi la corsa è entrata nel vivo, è stata tranquilla nei primi chilometri. Diciamo più tardi vedremo le immagini proprio di questa prima tappa con i colori, segnalazione che ci è arrivata che sul percorso c'era anche molti tifosi, quindi sì. A fare il tifo per le ragazze. Penso che il passaggio anche da Castel Gandolfo sia stato comunque emozionante, quindi sempre una località molto importante. Un po' mistico. Qui vediamo dalle immagini, abbiamo visto anche Alberto Rigamonti, lo speaker ufficiale del Giro d'Italia delle Donne, che è anche il nostro inviato sì, speciale. Abbiamo un inviato speciale, tutto lo staff organizzativo del Giro d'Italia in collaborazione con Baishow, quindi noi ringraziamo veramente per questo speciale. E io andrei a vedere adesso un altro servizio, siccome al Giro d'Italia ci sono le protagoniste però ci sono anche i team e quindi i team manager, io andrei a vedere un servizio su un team manager di una squadra importante al Giro d'Italia. Bike Show TV, il grande ciclismo al giro. Donato Lacquaniti, tecnico da quest'anno della Gauss RDZ Ormo Unico 1, al via di un giro tra i più duri, tra i più difficili, ma anche tra i più belli di questa stagione e delle edizioni precedenti. Ma sicuramente siamo qua alla vigilia, il percorso sicuramente è un percorso duro e impegnativo, poi il caldo penso anche a livello climatico sarà ancora più duro e da domani vediamo insomma chi ha le gambe per poter far bene. Giro con difficoltà molto ben distribuite, abbiamo le prime tappe già piuttosto impegnative, poi una fase dedicata alle velociste e poi il finale dove bisogna giocarsi un po' tutto, quindi Mortirolo, poi Laghi di Cancano e poi quella interminabile salita di Ceresole Reale. Sì, diciamo che come parlavamo anche con gli altri tecnici è un percorso che parte già da subito, già dalla prima tappa, e poi sono delle tappe ma tutti sono concentrati sul Mortirolo o su altre salite, però penso che già dalla seconda, terza tappa si vedranno, la corsa può diventare molto dura e selettiva. La Gauss schierata più per le tappe o più per la classifica generale? Ma la Gauss sicuramente abbiamo una squadra che curerà molto anche le tappe, soprattutto le tappe. Bike Show TV, adesso è Talk Show. È andato molto vicino. Allora, prima della fine della trasmissione vi diciamo anche la media, ve la diciamo, quindi siamo quasi pronti. Andando avanti nella nostra puntata,
abbiamo le protagoniste, sì. Quindi andiamo a sentire due protagoniste, una sempre con la maglia tricolore, quindi neocampionessa italiana in carica, Noemi Cantele, e poi la bravissima Elena. Che è un po' la rivelazione di questa prima top 10 del Giro Donne. Andiamo a vedere la settima Elena classificata, Berlato. Elena Berlato. Bike Show TV, il grande ciclismo al giro. Ci siamo, Giro d'Italia, 22esima edizione, siamo con la campionessa tricolore, sia su strada che crono, Noemi Cantele. Sì, sono emozionata perché sarà la mia prima corsa con il tricolore, la prima tappa del giro, dunque sono tutti, hanno la speranza di prendere la prima maglia rosa. È una tappa che si può dire, si addice alle mie caratteristiche, ma anche ci sono le mie compagne di squadra che possono far bene, dunque tenteremo anche noi di prendere la maglia. Sicuramente una tappa breve, però qualche insidia la può nascondere. Ci proverai ad attaccare oggi? Beh sì, c'è il circuito finale che è abbastanza mosso e se capiterà l'occasione magari si può giocare d'anticipo. Facciamo un passo indietro, corto, in una settimana due maglie tricolori. Eri la favorita della prova su strada e poi a cronometro hai stato il successo. Cosa vuol dire vincere in tre giorni due maglie tricolori quando ne hai già vinte due da juniores? Sì, è stata una settimana particolare, abbastanza speciale. Sì, ero tra le favorite nella gara su strada, ma è sempre ci sono molte più incognite rispetto a un cronometro. Dunque, vabbè, io andavo in Sicilia con l'obiettivo di fare molto bene la cronometro, poi vabbè, giovedì tutto è andato al meglio e sono riuscita a conquistare questa maglia tricolore che vabbè, ha un sapore particolare perché la puoi portare tutto l'anno, non è come la maglia cronometro che la vesti solo durante il cronometro. Perfetto, quindi in bocca al lupo per il giro e soprattutto tanti complimenti ancora. Elena Berlato, parliamo con la giovane vicentina della Fassa Bortolo Top Girl della classifica delle giovani. Lo scorso anno sei andata vicinissima a questa speciale classifica che premia le miglior giovani di questa corsa e quest'anno riparti ovviamente con questo obiettivo. Sì, senz'altro quest'anno ulteriore obiettivo di migliorare, visto che comunque come squadra ci siamo rinforzate, siamo una squadra giovane anche quest'anno e spero di migliorare il decimo posto dell'anno scorso. Molto bene quest'anno la Freccia Vallone che più di ogni altra ti si addice come corsa classica, benissimo Valladolid in Coppa, altrettanto alle Macumba in Biera, è un crescendo in previsione di questo giro. Sì, senz'altro. Abbiamo lavorato fin dall'inizio stagione per preparare questo stupendo giro disegnato per le scalatrici, visto le tappe finali o comunque le tappe iniziali. È tutto un giro tutto un po' impegnativo che bisogna avere testa, forze e compagni di squadra molto affiatate. Elena, stiamo giocando un po' con i pronostici. Chi vince questo Giro d'Italia? La più forte, mentalmente, fisicamente e moralmente. Bike Show TV, adesso è Talk Show. E i tre Tour de France, i due Giri d'Italia, una Vuelta. E poi il coraggioso tentativo di una tripletta mai tentata. Io credo che anche questo dica molto di questo grande fuoriclasse. Bene, l'appuntamento noi con lo speciale Giro d'Italia di oggi, di questa sera, è finito. L'appuntamento è domani sera sempre alle 21 con Luciana Rota, con il sottoscritto e con le donne protagoniste. Appuntamento domani sera alle 21. Ciao a tutti. Hey, 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 do, 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 do.